Il mercoledì delle ceneri indica l'inizio della Quaresima, cioè i 40 giorni che ci portano alla Pasqua di risurrezione di Cristo. Sono cioè i 40 giorni in cui la Chiesa ci aiuta a camminare per raggiungere quella conversione alla quale tutti noi cristiani siamo chiamati. Un cammino di conversione dunque che ci riporta all'essenza della nostra vita cristiana, cioè la vita nuova in Cristo. È una vita che inizia con il battesimo che abbiamo ricevuto sin da bambini. Attraverso il dono dello Spirito che viene ad abitare in noi, noi camminiamo verso Cristo. Ma la Quaresima è caratterizzata da un segno molto particolare, le ceneri, la polvere. Ecco, il cammino di conversione è un cammino verso la vita nuova, una vita che Dio ha creato dal nulla. Nel racconto della Genesi sentiamo che Dio, per creare la vita, lo fa attraverso la polvere, e nella quale soffia il suo alito di vita, che è lo Spirito Santo che abita in noi e che ci aiuta a camminare sempre in una continua conversione. Ora, questa polvere indica il nulla, indica le nostre fragilità, ed è il segno appunto particolare nel giorno del mercoledì delle ceneri. Le nostre fragilità però non devono prendere il sopravvento. È molto interessante vedere come quest'anno, ad esempio a Sanremo, siano state almeno due le canzoni in cui veniva sempre fatto riferimento alla polvere, alla cenere, cioè il desiderio di un nuovo inizio, fatto di cose belle, fatte di cose che non dobbiamo mai dimenticare, smettendo quindi di concentrarci solo sulle nostre fragilità, sui nostri errori, sui nostri sbagli, perché non siamo un errore. Il Signore ci vuole sempre nuovi, vuole che noi tiriamo fuori il meglio che c'è in noi stessi. Ed ecco, queste canzoni ci hanno anche ricordato, ci hanno invitato a tirare fuori il meglio di noi stessi, a buttare via quella polvere che invece offusca quell'immagine, quella somiglianza che il Signore ci ha dato attraverso appunto il battesimo. L'invito è quello di mettere da parte le ceneri, accettare le nostre fragilità, sempre cercando la verità, che per noi cristiani è Dio. E allora, ecco, Dio ci aiuta nel cammino, ci fa sempre sentire vivi e ci fa soprattutto sentire amati. Noi cristiani siamo chiamati a questo, a non concentrarci sulle nostre pochezze, sulle nostre fragilità, ma sempre a sentirci amati e a far sentire anche gli altri amati. Allora, la conversione è questa, è il cambiamento di mentalità, non un'inversione, ma una mentalità nuova, la mentalità in Cristo. E questa conversione è un atto di maturità, una maturità che deriva dal saper cercare sempre il nuovo, dal saper vedere anche le cose belle che ci abitano, che il Signore ci ha messo dentro con il soffio dello Spirito. Allora questo cammino di Quaresima ci ricorda che dobbiamo vivere un processo, un po' come quello che vive la cenere, dalla quale si estrae il carbonio e poi la grafite, e fino a trasformarla in diamante. E allora noi siamo chiamati a tirare fuori da noi ciò che ci può far splendere e recuperare quell'immagine che Dio ci ha messo dentro. È un cammino proprio di conversione, cioè di cambiamento di mentalità. Attenzione, non è una inversione. L'inversione significa cambiare l'obiettivo della propria vita, ma è rimanere sempre se stessi, anche con i propri errori. Dio invece vuole che noi cambiamo la nostra mentalità, quindi ci miglioriamo sempre di più, ma avendo sempre l'unico obiettivo, che è la vita eterna, che è raggiungere Cristo. Ora, per fare questo è chiaro che ci vuole tempo, costanza, cura e anche pazienza, che sono tutte caratteristiche che appartengono a Dio, caratteristiche che però con Lui anche noi possiamo imparare ad avere, se rimaniamo alla sua scuola. Una scuola fatta di preghiera e quindi di dialogo continuo con il Padre, che sempre ci suggerisce cosa dobbiamo fare. E poi il digiuno, cioè la capacità di saper tornare all'essenziale, togliendo via ciò che non serve davvero alla nostra vita per essere pienamente cristiani. E infine, ecco, la carità. La carità è l'esercizio che
che noi possiamo sempre fare per aprirci all'altro e quindi evitando di rimanere chiusi in noi stessi e dunque per opporci all'egoismo, il peccato più grande che possiamo fare perché ci distacca da Dio. Ecco, allora buon cammino di Quaresima a tutti e buon mercoledì delle ceneri.